Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore ha detto: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti i peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione, concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo regno sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua discendenza. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza.
gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu dato ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credete, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia». Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Non temere. C'è una storia che Samuele, nella prima lettura, fa dire a Davide, che da lui susciterà un discendente uscito dalle proprie viscere. Giuseppe è colui della discendenza di Davide che, da un punto di vista storico, carnale, terreno, compie e realizza questa promessa, questa profezia che diviene realtà. Ma diviene realtà da un punto di vista umano,
in una maniera tortuosa, difficoltosa. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Una donna che è esposta secondo la legge di Israele alla lapidazione, perché incinta senza conoscere uomo. È una vergogna, è un combattimento, è una realtà delittuosa dal punto di vista legale. Giuseppe inizia così il suo cammino, inizia così la sua storia con Dio. Non è facile, non è semplice, ma l'intervento del cielo le dice non temere. E i primi passi si svolgono in questa realtà, una realtà che contrasta con i progetti di un uomo e con i progetti di una donna, che sono chiamati ad abbandonarsi totalmente a una volontà che li supera, ma nella loro giustizia mai dubitano della presenza del Padre, della fedeltà del Padre, della fiducia di Dio. Il Vangelo non mette tante parole, anzi nessuna parola sulla bocca di Giuseppe, ma Giuseppe sin dai primi momenti è il custode dell'unica parola capace di realizzare le promesse. Giuseppe non parla nel Vangelo, ma Giuseppe attua nella storia la parola che compie, la parola che si fa storia, la parola che genera, la parola che salva. Questo invito oggi è per noi: non temere, non avere paura di prendere con te Maria, immagine della Chiesa, non avere paura di prendere con te questa parola che cade nella storia concreta di ognuno di noi oggi, sia una storia in questo momento tranquilla, sia una storia di combattimento, sia una storia di difficoltà, sia una storia in completo contrasto con quelli che sono i miei e i tuoi pensieri, i miei e i tuoi ragionamenti, le mie e le tue visioni della storia attuale, della tua esistenza, della tua vita. Non temere. È questo il punto storico e geografico, e questo è il luogo nel quale la Chiesa ci dice: abbandonati alla volontà di Dio. Entra nella storia obbedendo alla volontà del Signore. Perché Giuseppe svela una paternità molto più grande, la paternità di Dio, quel Padre che oggi guarda ognuno di noi, che scommette con ognuno di noi, che realizza e fa storia con ognuno di noi. Noi sappiamo anche il proseguo della vita di Giuseppe, custode, difensore di questo bambino, di questa madre. Devono fuggire in Egitto, devono abbandonare tutte le loro sicurezze, le loro abitudini, i loro parenti, la loro cultura, la loro lingua, per andare esclusivamente dietro una parola che li guida, ma non gli elimina i momenti di sofferenza, non gli elimina i momenti di combattimento, come forse oggi la nostra vita non elimina alcune sofferenze, non elimina alcuni combattimenti.
Giuseppe è giusto perché crede che lì c'è una parola di Dio per lui, che se anche in un primo momento non comprende, ma questo è buono per lui. E così tutta la storia di questa famiglia che non vive nell'eclatante, che non vive al di fuori della realtà, ma nella propria quotidianità di ogni giorno, proprio per la parola, per questa parola, vivano in umiltà, in semplicità e grazia. È la realtà che oggi la Chiesa ci presenta, perché è la realtà alla quale la Chiesa desidera chiamare tutti noi. Entrare nel nostro cammino, entrare nella nostra quotidianità con quella umiltà, con quella semplicità che ci permette di lodare Dio, perché Dio è Padre, perché Dio è buono, perché Dio fa bene tutte le cose. Non temere, non avere paura, è il grande grido che la parola vuol posare nel solco della nostra giornata oggi. Non diamo ascolto a quella paternità che pensa di interpretarci la vita, che pensa di prendere spunto dai fatti di sofferenza per dire: Dio non ti vuole bene, Dio ti ha abbandonato. Giuseppe più che mai oggi è difensore della Chiesa, è protettore della Chiesa, è protettore di quel corpo, di quella realtà al quale ognuno di noi appartiene, per far presente nella storia l'opera mirabile di Dio, quel rendimento di grazie che dal profondo del cuore sa dire: ti benedico, Signore del cielo e della terra, perché hai fatto bene ogni cosa. Lasciamoci condurre da Dio, camminiamo nella nostra vita oggi abbandonati alla volontà di Dio, che è un Padre che ci tiene per mano, che ci ama, che costantemente vuole colmarci delle sue grazie, dei suoi benefici, delle sue benedizioni. A San Giuseppe affidiamo la nostra comunità, a San Giuseppe affidiamo le nostre famiglie, a San Giuseppe affidiamo la nostra vita, perché possiamo anche noi entrare in ascolto della parola del Signore e obbedire a questa parola, l'unica che libera, l'unica che sazia, l'unica che salva. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo.
Al Padre affidiamo la nostra preghiera, perché possiamo, come San Giuseppe, anche noi, custodire questo bambino che in noi germina, cresce e si edifica. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Perché la comunità di fede, per intercessione di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale, senta la presenza del tuo Spirito che la precede e la accompagna lungo il cammino, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché ciascuno di noi sia pronto a riconoscere e a realizzare la tua volontà nella piena coscienza che tu sei il Dio fedele e vegli sulle sorti del mondo attraverso le generazioni, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i papà e le mamme, nella assidua meditazione della parola di Dio e nella preghiera comune, alimentino la fede in Dio Padre, che nella famiglia piccola Chiesa rinnova le meraviglie della salvezza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché l'uomo che lavora sull'esempio di San Giuseppe riscopra la dignità della sua vocazione e promuova i valori della giustizia e della pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la tua provvidenza si stenda in modo particolare a quelli che soffrono a causa della libertà, agli esuli dalla patria, ai perseguitati per la fede, e a ogni creatura che in vita e in morte si rifugia fra le braccia della tua misericordia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Al Signore affidiamo i nostri cari defunti, in particolare Giuseppe, Giuseppina, Fabrizio e Vittorio, perché accompagnati dalla nostra preghiera, per la misericordia di Dio, contemplino in eterno il volto del Padre. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico figlio nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e
è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, il Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i difunti che si affidano alla tua clemenza. Admetti a godere la luce del tuo volto. De noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, da parte nostra gli auguri a tutti i papà, auguri per il grande dono della paternità e auguri anche perché si prenda sempre più coscienza del dono e dell'importanza, oggi più che mai, di essere padri e padri secondo il cuore di Dio. Nella solennità di San Giuseppe, due collegamenti dalla parrocchia,
la preghiera a San Giuseppe, la recita del Santo Rosario. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.